prossimi giorni un afflusso da ripresa che interesserà prima a Londra e via via d'altre regioni, causando fenomeni di dissegranza, mentre nelle ore notturne si verificheranno manifestazioni di cose. Non parlare mai del terza regola del Secret Concert, ovviamente, non parlare mai, soprattutto tu, non parlare mai, dove sei? Ti sento parlare, si fa silenzio. Quarta regola, chi sa cantare? E adesso esci tu e gli fai compagnia. Quarta regola del Secret Concert, chi sa cantare canti. Chi sa cantare? Va bene. Ti tengo d'occhio. All'inizio di questo concerto io ho letto l'inizio di un raccontino che si chiama Il girasole storto e il quadrifoglio. Ci sono altre quattro paginette da leggere che intervalleremo da un pezzo all'altro. Quindi a questo punto ci serve una persona che sappia
leggere discretamente. Vieni. Aspetta che ti riprendo. Non hai fatto le scuole dell'obbligo, no? Allora, ti ricordi, hai sentito la nostra faccia alla storia? Oh, fatti cazzo. Hai seguito la prima parte della storia? Era di Sant'Anna. Era di Sant'Anna. Colpa tua. Io. Ma è colpa di Marinella. Vabbè, insomma, c'è una casa di Marinella. Qualcuno è in grado di riassumere l'inizio di questa storia in due parole? È un giratore triste. Oh! Non concede essere muto. Sta parlando ma appunto è militare. Esatto, silenzio. Quello che devi sapere è che il tiratore è triste. È spiegato. Poco prima. Voce. Allora, voglio sapere com'era la storia. Allora, com'è? Tutto. Non la sappiamo nemmeno noi, Giorgio. Siamo tutti in pace, cannismo nell'aria. La mattina dopo, quando il sole tornò alto nel cielo, il girasole storto fu svegliato dal canto degli altri girasoli che, come ogni giorno, ringraziavano il sole. Ancora una volta, è proprio qui che ci sbagli il girasole storto. Chi importa portare fortuna alla propria vita? La cosa che ci rende felici è portare fortuna agli altri. E come si fa a portare fortuna agli altri? Cosa posso fare io per essere felice? Ma deve essere qui.
il venditore, e che nervosa. Un sorriso e l'inizio più pensato ai sogni che scegliendo i titoli migliori. Quindi il testo è fatto praticamente da ritagli di giornale, come una specie di lettera ammiratoria in qualche modo. E da allora noi abbiamo cercato sempre di ripetere la cosa attualizzando la canzone con il giornale del giorno, quello fresco, sfornato. Ok, quindi questa canzone si chiama Stitichezza Cronica e parla di attualità. Prego, Mike. Ci aiuteranno a vincere. Vieni qua con noi, vieni qua con noi, vieni qui, vieni.